maestosamente fa il suo ingresso nel porto di Napoli la porta aerea britannica Ark Royal, che si trova nelle acque italiane per una visita di cortesia. La poderosa unità, una delle più efficienti del mondo nel suo genere, stazza 37.000 tonnellate e può raggiungere la velocità di 30 nodi. Gli aerei di cui è dotata per alzarsi in volo non hanno bisogno di una pista di decollo, ma vengono direttamente catapultati mediante appositi perfettissimi congegni alimentati a vapore. La felina mascotte di bordo ha trovato di pieno suo gradimento il clima napoletano, come del resto i 2200 marinai che formano l'equipaggio. Viene collaudato negli Stati Uniti un sistema per rifornire di carburante gli elicotteri in volo. La benzina è somministrata mediante un cavo tubolare, di cui è dotato l'apparecchio cisterna, che si innesta ad un altro cavo similare emesso dall'elicottero che deve fare il pieno. La difficoltà sta tutta nel mantenere i contatti. Terminata l'operazione, i cavi vengono ritirati e il distributore volante attraverso le vie del cielo parte alla ricerca di nuovi clienti. Personalità del mondo dell'arte come Leonida Repaci, i registi De Sica e Blasetti, i maestri Corti, Davico, Ferrara e Ludovico Bragaglia, alla Galleria La Casabanca per la mostra romana della pittrice Franca Masetti. La sua acuta sensibilità interpretativa emerge con chiara evidenza in questa raccolta di marine che segnano un momento particolare nell'evoluzione dell'artista. Si tratta di visioni che dalla loro stessa scarna essenzialità traggono un'innegabile forza drammatica. Vittorio De Sica ha dichiarato di trovare in queste marine una costruzione scenica propria del migliore realismo cinematografico. La grande offensiva invernale sta rapidamente esaurendo la sua virulenza e già nell'aria si avvertono i sospirosi sentori dell'ormai imminente primavera. Giusto quindi che a Viareggio ci si incominci a preoccupare della stagione balneare. Nella capitale della Versilia infatti ha luogo una presentazione di costumi da bagno. Continua il tramonto dei bikini e la definitiva affermazione dei tessuti di lastex. Particolarmente vivaci saranno le tinte e ci si sbizzarrirà nei disegni. Passerella retrospettiva per le bagnanti uscite di peso dalle pagine di Luciano Zoccoli.